Venditalia 2016 continua e continua con un volto che di certo non è più un volto nuovo per vendingtv.it. Corrado Corradino, responsabile per il settore vending per Mars, il noto brand che in Italia possiede e distribuisce tanti altri marchi come sneakers, Twix, come gli stessi M&M's che sono alle nostre spalle, che forse rappresentano la novità dell'anno. O mi sbaglio, Corrado? Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti a Venditalia 2016 e soprattutto benvenuti allo stand in Mars Italia. Sì, questa è una novità, ma non tanto di prodotto, ma quanto di questa vending machine. Molto particolare, molto attraente, molto nuova, una bella innovazione, ma non è l'unica novità che abbiamo quest'anno. Io lo so, e lo so già da un po', ma ora devi dirlo tu. Allora svegliamo la novità, io sono molto orgoglioso e felice di presentarvi quello che è il nuovo vending manager di Mars Italia, per cui chiamo Umberto Polimene. Vieni qui Umberto, vieni qui, fai il tuo esordio e faccio a te, fatti un po' più in là, come facevano le sorelle Bandiera in altra emittente più nota televisiva qualche anno fa, scherzo naturalmente. Se anche. Erano naturalmente un po' diverse, ma noi siamo casualmente tre e questo mi preoccupa francamente. Umberto, benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di vendingtv.it e vendingnews.it. Grazie a tutti e davvero, come diceva Corrado, abbiamo il piacere di ospitarvi in questo stand, lo stand di Mars Italia. E io sono una persona che lavora tanti anni in Mars Italia, ma è da solo da gennaio che lavoro nel mondo del vending. Mi sto appassionando e innamorando di questo mondo e Venditalia è sicuramente l'occasione per conoscerlo più a fondo possibile. Tu ora ci presenterai quella che è alle mie spalle, che io sto nascondendo sapientemente con la mia stazza e che rappresenta la novità di Mars per questa fiera Venditalia 2016. Che cos'è? Allora, è una vending che abbiamo voluto esporre qui a Venditalia e che innanzitutto gioca sul nostro principale brand che è M&M's. M&M's è il brand più venduto al mondo per il cioccolato di Mars Italia e gioca su alcune caratteristiche fondamentali di M&M's, che sono il divertimento, il fun e la personalizzazione, giocare sui colori. E infatti la macchina la chiamiamo Colorworks. Il nostro consumatore ha la possibilità, avvicinandosi a questa macchina, di scegliere la size, quindi la dimensione del contenuto di M&M's che vuole acquistare, ma cosa molto più originale, può scegliere il colore. Vedete, qui ci sono 5 colori e il nostro consumatore può scegliere fino a 2 colori, per cui scegliere la dimensione e il colore di M&M's per un acquisto e quindi un'esperienza davvero unica. Siamo convinti che incontrerà il successo degli operatori in Venditalia, tant'è vero che abbiamo visto un sacco di gente fermarsi, chiedere informazioni, ma soprattutto siamo convinti anche che incontrerà il parere favorevole dei consumatori. Abbiamo visto un sacco di gente fermarsi, chiedere, farsi foto, quindi siamo davvero entusiasti di poterla poi lanciare sul mercato. Lanciare sul mercato quando? Quello dobbiamo ancora vedere, siamo in fase di studio anche perché questo è un prototipo, dobbiamo poi fare tutte le serie di verifiche, però diciamo che contiamo di poterlo fare entro l'anno. E io sono certo sarà un successo, vedendola così, per chi è abituato a visitare i negozi M&M's sparsi nel mondo e quello di Times Square nello specifico a New York, guardare le colonne verticali multicolori con gli M&M's all'interno, beh, devo dire un bel vedersi, ma è anche, credetemi amici, un gran bel business per chi vuole intraprendere un nuovo tipo di modo di fare affari attraverso le vending machines, perché il valore aggiunto è significativo, davvero significativo. Beh, lo posso dirti intanto che grazie per aver presentato la macchina, grazie per aver presentato Umberto Polimene, ringrazia tu. E anche tu, a questo punto, gli amici di vendingtv.it che hanno avuto modo di apprendere qualcosa di nuovo, di cui parleremo prestissimo attraverso Vending News, il bimestrale italiano della distribuzione automatica, nei numeri di settembre, novembre, vedremo un po', appena ci farete sapere, faremo uno scoop e con un focus dedicato a questa nuova iniziativa di Mars che per me è assolutamente strepitosa. Bravi, complimenti. Saluta pure
auguri agli amici di Vending TV. Allora, grazie a tutti, saluto gli amici di Vending TV e le prossime novità su Vending TV, su Econ MLMS. Grazie Umberto. Grazie Fabio, grazie a tutti gli amici. Io personalmente sono molto contento di essere stato qui con voi, perché è una grande opportunità. Per te è stato un battesimo televisivo dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VendingTV.it. Io naturalmente continuo questa carrellata di novità documentate attraverso microfono e telecamera, continuo a correre stand dopo stand, sono tanti quest'anno, credetemi, e cercherò naturalmente di fare il tutto nei prossimi 2-3 giorni. Ce la faremo? Non lo so. Voi restate lì nel frattempo, che qualcosa sicuramente riuscirete a vedere tra pochi minuti. Non andate via.